Eccoci qua amici, bentornati in questo nuovo video. Finalmente si parte con la 100 passi. Quest'oggi faremo una tappa, una prima tappa di trasferimento, perché la nostra partenza della gara sarà a Castelluccio dei Sauri e a Foggia, e quindi un bel tratto stradale. Abbiamo deciso di smezzare questo tratto e stasera ci fermeremo a San Benedetto del Tronto. Abbiamo già prenotato un bel hotel in riva al mare, così magari facciamo anche qualche foto questa sera, vediamo a che ora arriviamo. E adesso sto andando al punto di incontro con Eugenio. Strano, sono anche in ritardo di 2 minuti. Vediamo se lui invece è in orario. Vabbè, tanto non abbiamo fretta. Qua intanto il sensore mi segna 3 bar 1. Allarme, ok, dopo semmai sgonfio un po' la gomma, perché ho impostato il segnale di pressione troppo alta, 3,1, e quindi la gomma è nuova, evidentemente il gommista l'ha gonfiata un pochino in più, e quindi dai, dopo do una sgonfiatina e vai vai, si parte. Parte così la nostra 100 passi con un lungo trasferimento autostradale. Oggi a mare. Oggi a mare. Tempo qualche ora e siamo già a San Benedetto del Tronto, dove ci aspetta questa magnifica vista sul mare. Una cena veloce in un locale vicino ed è già ora di dormire. Buongiorno, anche oggi si parte, direzione Castelluccio dei Sauri. Dalla regia ci chiedono, ma le Continental TKC 70 Rock dureranno per la gara? Sì o no? Via col televoto! Anche per il giorno seguente ci aspetta un lungo trasferimento autostradale, ma più scendiamo verso sud e più il mare sembra inghiottire l'autostrada, regalando panorami fantastici. Ed eccoci qua, dopo qualche ora siamo giunti all'albergo della seconda sera a Castelluccio dei Sauri. Qui giunti finalmente all'albergo che ci ospiterà questa notte, Castelluccio dei Sauri, sembra quasi un set di Zorro, molto caratteristico del sud Italia, che figo, palme, frumento, palio eolico ovunque. Stiamo sistemando gli ultimi dettagli, settaggio delle sospensioni, controllo del percorso. Eugenio è ancora all'opera, andiamo a vedere cosa sta facendo. Si nasconde. Cosa stai facendo di bello? Sto spippolando sul manuale Africa Twin. Settaggio e sospensioni? Settaggio e sospensioni. Settaggio e sospensioni è un po' un casino, perché sia il multi e sia l'Africa bacchettano un po' troppo. Quindi stiamo vedendo se riusciamo a risolvere il problema. Allora, qua il problema è che la moto a pieno carico sbacchetta un po' sui curvoni veloci, quindi ho già agito sul precarico molla posteriore. Ho visto che c'era anche un po' di olio, ma spero che sia solo dello sporco che è entrato, ma vediamo un po' domani. Davanti invece anche qua sto agendo sul precarico e sto indurendo di 2 giri i precarichi molla. Vediamo se funziona un po'. 10. Eugenio sta facendo alcuni test con i settaggi sospensioni. Vediamo un po' il suo feedback.
Molto bene. Ci siamo? Molto bene. Olè. E ora carichi? Direi proprio di sì. Avevo sbagliato un pochino la regolazione, ma... Vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. Nel prossimo episodio. Questa è la classica strada da 100 passi.